Presidente, cosa ne pensa delle novità che dovrebbero essere introdotte nel nuovo DPCM in termini di mascherine e orari dei ristoranti? Ma DPCM voglio vederlo prima di poter dare delle valutazioni precise. È chiaro che sulla mascherina io credo che per la Regione Lombardia sia un problema, diciamo, non di primissima rilevanza, perché la gente ormai senza anche l'obbligatorietà in linea di massima la utilizza anche dove non ci sarebbe l'obbligo. Sulla riduzione dell'orario dei bar e dei ristoranti bisognerà stare attenti, valutare, perché comunque dobbiamo cercare di tutelare anche l'economia. Lo dicevo oggi, i nostri imprenditori, i nostri commercianti hanno dimostrato una forza di resistenza e una forza di reazione assolutamente fuori dal comune. Oggi, la cosa più bella dell'incontro è stata proprio la dimostrazione della volontà di andare avanti, a combattere, a fare e a superare i problemi. È chiaro che se dovessimo, creare un'altra situazione di questo genere, un altro blocco delle attività e quindi un'altra mazzata economica, ecco, non so se lo stesso entusiasmo potrà rimanere. Presidente, mi scusi, sono dell'ANSA da Roma, mi chiedono di fare una domanda su un commento, su una dichiarazione di Toti a proposito delle mascherine. Toti dice che se ci fosse un provvedimento governativo che obbliga all'uso della mascherina sarebbe un venir meno per i poteri delle regioni. Ma guardi, in questo periodo di problemi nella gestione delle reciproche competenze ce ne sono stati tanti. Per quello io credo che sia opportuno andare verso una più forte forma di autonomia, in modo che si chiarisca chi fa che cosa, perché vede, le competenze concorrenti sono quella maledetta questione che ci ha fatto andare alla Corte Costituzionale decine, decine e decine di volte. Faremo una nuova autonomia con delle competenze che siano esclusive per le regioni, sappiamo dove possiamo operare, dove invece non possiamo, non avanzeremo nessuna pretesa. Presidente, si è aperto un nuovo fronte col Comune di Milano, questa storia dei vaccini, della serie. No, ma non c'è nessuno, c'è forse qualcuno che vuole iniziare a fare la campagna elettorale. La legge è abbastanza chiara, noi daremo una risposta positiva a tutte le categorie che dallo Stato vengono presentate come necessitanti di avere queste vaccinazioni e lo daremo a tutte. Poi, se il Comune di Milano vuole fare queste polemiche, noi fingiamo di neppure Ma ce ne sentire. saranno a sufficienza, Ce stanno ne arrivando. sono a sufficienza per tutto quello che è necessario.